Conoscete quest'uomo. Avete visto mille volte il suo braccio teso per ore, il piccolo rettangolo dei baffi, lo sguardo dritto nell'orizzonte lontano. Eppure, di questo corpo, non sapete tutto. Di quest'uomo, della Germania nazista, rimane ancora qualcosa da raccontare. Questa sera vi condurremo nel cuore dell'ossessione più grande di Hitler e della scienza nazista. La chimera di un corpo sano e perfetto. Un'utopia che contiene i semi distorti del progresso. Un'utopia che scaturisce dalla stessa aberrante logica dei programmi per l'eliminazione dei malati di mente e per la selezione della razza. Tuttavia, questa sera vi parleremo di un aspetto diverso e meno conosciuto del nazismo, le cui parole d'ordine non sono guerra, persecuzione e sterminio, ma salute, rispetto per l'ambiente, tutela degli animali, lotta alle malattie. Vi mostreremo il Führer come non lo avete mai visto. Vedrete filmati inediti, rari, insoliti, immagini amatoriali. Nella prima parte vi racconteremo come sotto il segno della svastica il Führer volesse far crescere un popolo di superuomini salutisti, ambientalisti, animalisti e vegetariani. Di come Hitler sognasse di sconfiggere il cancro. Nella seconda parte vi racconteremo le malattie segrete del Führer, le sue fobie. Vi offriremo un ritratto inedito del dittatore, così come emerge dai diari del suo medico personale, Theo Morell, dai suoi appunti, dalle analisi e dalle cartelle cliniche. Infine, nella terza parte, quando il Reich millenario sarà ridotto a un cumulo di macerie, vi racconteremo la storia dei resti mortali di Hitler, la storia dell'ultimo viaggio, delle sue spoglie misere e terribili. Sulla sua carne, la storia del Terzo Reich, la salute e l'ascesa, la malattia e il declino, la disfatta e la morte. L'altra storia del Führer, la storia di un corpo dietro le quinte, il corpo di un tiranno, il corpo di Hitler. Razza, forza e salute sono le parole magiche. Il dominio del corpo e del sangue germanico nel mondo è l'imperativo dell'era che è appena iniziata, quella del Reich millenario. Quest'uomo racconta al suo popolo che l'igiene e la segregazione razziale produrranno l'uomo nuovo della Germania nazista. Il più forte di tutta la storia del popolo tedesco. Gli uomini fanno la storia, dice. Noi facciamo gli uomini. Prima di tutto il Führer ama la natura. Il massiccio dell'Obersalzberg è la montagna sacra di Hitler e dei suoi fedelissimi. Come un Olimpo greco lontano dai comuni mortali. Dai primi anni 30 il Führer ama passare gran parte del suo tempo a Berchtesgaden, una piccola località turistica nella zona dell'Obersalzberg, immortalata nei filmini amatoriali dei turisti.
un paradiso per famiglie in cerca di pace e benessere, salutisti, appassionati di montagna e scalatori. In queste valli che si allungano silenziose tra le nevi perenni, Hitler trasforma il suo modesto chalet in un'immensa casa alpina, il Berghof, costruito su misura per lui e aperto ufficialmente nel 1936. Questo prezioso filmato di propaganda mostra non solo i lavori di ampliamento, ma anche l'edificio completato, immerso nella natura. C'è una spettacolare serra, attrezzatissima e con contadini al servizio per coltivare sul posto tutto ciò che sarà necessario per alimentare il Führer e i suoi ospiti. Quasi come un antico monastero. Da un vecchio collezionista abbiamo ritrovato queste cartoline a colori. All'epoca, a decine di migliaia, diffondevano tra il popolo tedesco le immagini della Casa della Salute del Führer. Ogni cittadino del Reich doveva vedere, doveva conoscere una fetta di questo paradiso degli eletti per sentirsene parte. I toni rustici e caldi dell'immenso salone principale, il giardino d'inverno, l'imponente tavolo della sala da pranzo, dove Hitler sedeva sempre al centro nella fila a destra, in modo da poter guardare il panorama dalla grande finestra di fronte. Questo era lo studio di Hitler al primo piano. Tre vetrate esposte a mezzogiorno, il verde dei prati per la moquette e fiori ovunque, perfino sulle stampe della tappezzeria. Da tranquillo paesino di montagna, Berchtesgaden diviene presto una sorta di santuario. Sostenitori e fanatici del partito nazista vogliono incontrare, toccare, filmare il loro idolo. Gruppi di persone iniziano ad appostarsi per ore aspettando che Hitler appaia. Nell'attesa che si manifesti, si inganna il tempo su un prato, girando un filmino con la stessa cinepresa che potrebbe servire per immortalare il passaggio del Führer. Questo signore forse non sa che l'uso dei binocoli è stato proibito nella zona. Troppe persone si aggirano nei pressi del Berghof per spiare a distanza il Führer. Ogni residente o villeggiante dell'area è considerato un potenziale attentatore e il corpo idolatrato del profeta del Reich è il potenziale bersaglio. Questo ancora in costruzione è il quartier generale dell'SS Leibstandarte, addette alla sicurezza personale di Hitler, situato sotto il Berghof. Le guardie del corpo dell'uomo supremo devono controllare ogni valle, ogni strada, ogni cespuglio. Per poter meglio vigilare sul traffico umano nelle vicinanze del Berghof, a poco, le SS incominciano a organizzare gite alla casa di Hitler. Le scolaresche vengono accompagnate in file ordinate verso il Berghof. Il Führer diventa accessibile per un giorno e per un giorno, come un bonario padre di famiglia, mostra la sua casa e le sue montagne a chi ha il privilegio di essere ricevuto. Soprattutto a floride fanciulle della Bund Deutscher Mädel, la Lega delle ragazze tedesche. Una foto con le future madri del Reich. L'Obersalzberg è proprio la cornice ideale per chi promette una nazione forte, dominatrice e sana. Ma il Führer non ha a cuore solo i suoi monti. Tutti i tedeschi devono poter vivere in un ambiente naturale incontaminato. Gli esperti del Reich si mettono subito al lavoro. Dal 1 luglio 1935 la salvaguardia della natura è legge. Viene varata una normativa in cui si parla di tutela del paesaggio,
vincoli per le nuove costruzioni, e in cui ci sono disposizioni rigidissime per frenare gli effetti distruttivi dello sviluppo economico nelle campagne. La Germania nazista si mette così al passo con i paesi all'avanguardia nella tutela del patrimonio ambientale, come gli Stati Uniti, la Svezia e la Svizzera. Hitler si fa filmare mentre passeggia per i boschi, ma queste notissime sequenze sono immagini private, sono girate dall'amante del Führer, Eva Braun. Nessuno, tranne una ristretta cerchia di intimi, a quel tempo le conosce. Queste immagini, invece, sono molto popolari in Germania negli anni 30. Sono realizzate da Heinrich Hoffmann, fotografo personale, amico di Hitler e nazista della prima ora. Ritraggono il Führer in ambientazioni insolite, pittoresche. Su un asdraio, accanto al suo cane. Oppure in vestaglia e babucce. A volte l'obiettivo immortala azioni ordinarie, ma cariche di genuinità. Gesti quotidiani, come sbucciare un frutto. Hitler si fa ritrarre anche mentre mangia l'Eintopf, un piatto contadino a base di avanzi di verdure e carne. Sorride sotto i baffi, pregustando la zuppa saporita. Allunga il braccio come un bambino. Ne vuole ancora. Il Führer, amico degli animali, recita la didascalia di questa cartolina. Hitler dà da mangiare ai cerbiatti. Amare la natura vuol dire, infatti, anche rispettare gli animali. E nel Terzo Reich, quadrupedi, bipedi, roditori, tutti godono del privilegio di norme che proteggono le varie specie. Il 24 novembre 1933, solo pochi mesi dopo la conquista del potere, Hitler aveva firmato la prima legge sulla protezione degli animali. Era proibito trascurare, malnutrire o abbandonare i propri beniamini, utilizzarli in film o spettacoli che arrecassero loro danno. La legge vietava perfino di alimentare forzatamente i polli o tagliare la coda a un cavallo. Gli esperimenti scientifici sugli animali dovevano, da quel momento in poi, sottostare a condizioni molto rigide, come l'obbligo di anestesia. Già nell'agosto del 1933, un decreto nazista aveva vietato la vivisezione e la sperimentazione in Prussia. Vivisektion verboten. La vivisezione è proibita. Ed ecco i conigli, le cavie e le rane che con il saluto nazista ringraziano il maresciallo del Reich, Hermann Göring, l'uomo che mette fine a quella che lui stesso chiama l'intollerabile tortura e sofferenza della sperimentazione animale. Göring, che minaccia di spedire in campo di concentramento chiunque abbia comportamenti non conformi alle nuove leggi, in realtà è, e rimarrà per tutta la vita, un accanito cacciatore. D'estate o in pieno inverno non esita a esibire i suoi trofei anche davanti alle cineprese. Indirizzare a uno stile di vita in armonia con il proprio ambiente non è una novità dell'epoca nazista. Già dalla metà del XIX secolo si era sviluppato in Svizzera e in Germania un vasto movimento riformatore che predicava lo Zurück zur Natur, il ritorno alla natura. Sosteneva l'agricoltura biologica, l'alimentazione vegetariana, l'omeopatia e un abbigliamento naturale che bandisse, per esempio, il corsetto dagli abiti femminili. Raccomandava lo sport all'aperto ed esaltava la Freikörperkultur, la cultura del corpo libero, il nudismo. Queste sono le straordinarie immagini di un'inchiesta americana del 1935 trovate nella Cineteca del Friuli. Un viaggio all'interno delle comunità nudiste in giro per il mondo.
A differenza di quanto accade in altri paesi, nel Terzo Reich lo Stato chiude un occhio nei confronti di questi movimenti. Il nudismo è, in questo periodo, una filosofia di vita con punti di contatto con l'ideologia nazista. Vuol dire ritorno alla natura, cibo sano, sport, aria e luce. Il movimento naturista tedesco, fondato nel 1921 da quest'uomo, Adolf Koch, all'epoca in cui queste immagini sono girate, ha raccolto oltre 300.000 seguaci tra i figli della Germania. Qui siamo nel più grande campo nudista del mondo, appena fuori Berlino. Donne e uomini di tutte le età e di tutte le estrazioni condividono la quotidiana routine della vita all'aperto. Mangiano insieme, attorno al tavolaccio, verdure e riso con salsa di vacche che hanno colto nei boschi. Partecipa al banchetto anche il signor Koch, che però, contravvenendo ai suoi stessi precetti, è l'unico completamente vestito. Anche i cultori del naturismo interpretano senza veli il nuovo imperativo dell'era della svastica: curare il proprio corpo, mantenersi sani. Perché la salute è nel Terzo Reich, oltre che un diritto, anche un preciso dovere. Lo Stato nazista si impegna a salvaguardare la salute dei suoi cittadini di sangue puro con una sanità pubblica efficiente e con la ricerca scientifica. I figli della Germania devono rispondere coltivando forza, energia, purezza della razza. Il nostro corpo appartiene alla nazione. Il nostro corpo appartiene al Führer. Abbiamo il dovere di essere sani. Così recita uno slogan della Hitlerjugend, la gioventù hitleriana. Sta crescendo una nuova, splendida generazione, dice Hitler. Indossano tutti la stessa camicia bruna. Sembrano usciti tutti dallo stesso uovo. Il nazismo si incarica di forgiare la sua splendida gioventù omologata. Fin da piccolissimi i bambini devono coltivare il credo nazista dell'uomo forte e sano. Per questo, prima di tutto, viene l'esercizio fisico, poi il rafforzamento del carattere, per ultima l'istruzione generale. La conoscenza guasta i giovani, dice Hitler. Le lunghe marce mantengono i ragazzi in forma. Ginnastica, canti, campeggi. Uno stile di vita avventuroso. La Hitlerjugend, in realtà, riproduce il modello di altre organizzazioni giovanili tedesche degli anni 20. Ora si aggiungono obbedienza assoluta, disciplina fisica, lotta, finalizzate alla preparazione militare. Il più debole soccombe, il più forte vince. Il nuovo motto è: sia lodato ciò che rende duri. I leader nazisti vogliono formare macchine umane ad alte prestazioni sul lavoro, in caserma e in camera da letto. Massima produttività in fabbrica, vigoria militare e capacità di procreare. La salute del popolo tedesco, insomma, è per lo Stato nazista un ottimo investimento. Ma il culto del corpo sano nel Reich non viene dal nulla. Il nazismo affonda le radici nella più potente cultura scientifica del mondo. Negli anni 20, durante la Repubblica di Weimar, la medicina tedesca era all'avanguardia. In Germania c'erano i migliori ricercatori, molti dei quali ebrei. Già dalla fine dell'Ottocento, il corpo umano sembrava non avere più segreti. Erano stati individuati i bacilli della tubercolosi e i batteri responsabili del colera, della lebbra, del tetano, della meningite
e di malattie veneree come la sifilide. Il futuro Führer vive gli anni dell'ascesa al potere circondato dalla cultura scientifica della prevenzione, della lotta alle malattie epidemiche, delle novità tecnologiche. Rielabora, travisandole, molte delle idee di progresso che respira nell'aria. All'epoca della Repubblica di Weimar, lo Stato tedesco promuoveva intense campagne a favore dell'igiene. Questo straordinario filmato insegnava, per esempio, come lavarsi i denti, come ottenere la più completa igiene orale. Si insegnava anche come mantenere pulita la casa, come spazzare, come spolverare e come prevenire le infezioni. Anche se le correnti di pensiero, in fatto di igiene, erano comunque contrastanti. C'era chi sosteneva che l'eccesso di pulizia non fosse raccomandabile, poteva anche rendere gli uomini meno resistenti alle infezioni. Forse, anche perché suggestionato da queste campagne per la prevenzione, Hitler avrebbe vissuto tutta la vita ossessionato dall'igiene e dalla pulizia, vedendo spesso ovunque frotte di batteri pronti ad assalirlo. Lo Stato si dava da fare, eppure negli anni dell'ascesa il futuro Führer tuonava contro l'indifferenza dei leader politici della Repubblica di Weimar per la salute pubblica. Nei suoi discorsi sollecitava misure urgenti anche contro quello che chiamava il soffocante profumo di erotismo. Perché per la sifilide Hitler aveva da sempre una personale smisurata fobia. Sosteneva che questa malattia fosse un terribile veleno per la salute della comunità nazionale, il simbolo della corruzione e della decadenza dei tempi. Per lui addirittura si trattava di un'infezione trasmessa da una generazione all'altra che con il tempo avrebbe prodotto l'estinzione del genere umano. Hitler era convinto che sua madre avesse avuto la sifilide perché contagiata da suo padre. Temeva, in quanto figlio di sifilitici, di poter essere affetto da tare genetiche. Proprio lui, il creatore della razza pura. In Germania, fin dalla fine dell'Ottocento, anche la lotta alle malattie respiratorie era una priorità nazionale. Hitler vive la sua giovinezza in un paese in cui, già prima della Grande Guerra, c'erano più sanatori pubblici che in ogni altro stato. Nei sanatori non solo si curavano le malattie croniche come la tubercolosi, ma si prevenivano. Il paziente imparava a conoscere uno stile di vita diverso, veniva educato a prendersi cura del proprio corpo. Uno dei padri fondatori della medicina naturale, il sacerdote bavarese Sebastian Kneipp, era stato nel XIX secolo anche l'ideatore dell'idroterapia, una serie di trattamenti con acque termali a differenti temperature e pressione. Le terapie erano diventate accessibili anche alle classi più basse perché facevano parte di programmi statali. Ma c'erano anche strutture a metà tra la clinica e il Grand Hotel. Ricchi borghesi vi approdavano alla ricerca di un generale benessere fisico, oltre che della salute. Questo è un filmato inedito, girato nel 1926, dove si illustrano i programmi di cura del sanatorio di Wiltz a Radebeul, nei pressi di Dresda. Fanghi e terapie galvaniche. Un bel massaggio manuale, oppure elettrico. Una sauna, un po' d'aerosol. Lunghe passeggiate all'aperto e tanta ginnastica a tutte le età. Hitler, una volta giunto al potere, una volta che ha assunto su di sé l'onere di forgiare un uomo nuovo, deve lavorare affinché lui stesso sia di buon esempio per il suo popolo e affinché il suo popolo lo segua.
Il vero nazista è un uomo senza vizi, perché i vizi fiaccano la razza. In questo manifesto si legge: il nostro Führer non fuma e non beve alcol. La sua capacità di lavoro è proverbiale. E nel Terzo Reich si scatena la prima grande campagna di Stato contro il fumo della storia. Hitler non tollera il tabacco in nessuna circostanza. È una pestilenza, una degenerazione culturale, una masturbazione dei polmoni, una perversione da comunisti, dice. Nessuno può accendersi una sigaretta in presenza del Führer. La stessa famiglia di Eva Braun, ospite al Berghof, è costretta ad allontanarsi per concedersi qualche tiro tra i prati. Gli esperti tedeschi hanno già scoperto che della sigaretta non è nociva solo la nicotina, ma anche il monossido di carbonio, l'ammoniaca, il catrame e l'alcol metilico. Gli epidemiologi del Reich sono i primi a provare che il fumo è la causa principale di cancro ai polmoni. Ma la martellante propaganda non sempre riesce a sradicare il vizio. Questo ufficiale della Wehrmacht si gode il suo sigaro con tutta la volontà di chissà di trasgredire. E si fa anche riprendere, ammiccando all'obiettivo. Ironia, sta prestando servizio a Berchtesgaden, sotto il Berghof. Sotto gli occhi del Führer. Hitler non sarebbe certo orgoglioso del suo soldato. Per i medici nazisti il corpo umano non deve avere segreti. Nell'era del Reich iniziano veri e propri screening di massa. Intere città vengono passate ai raggi X. Inventati da Wilhelm Röntgen, premio Nobel nel 1901, questi raggi arrivano dove l'occhio non arriva, vedono, scrutano, sondano il corpo in profondità. Soddisfano in pieno la foga indagatrice nazista. Alcuni scienziati avvertono però che con le radiazioni non si scherza, sono pericolose, possono addirittura favorire i tumori e le malattie degenerative. Ma la popolazione tedesca non viene passata al setaccio solo a scopo preventivo. Nessun governo ha mai avuto la mania di contare, classificare, vagliare quanto il regime nazista. Colore degli occhi e dei capelli, forma e dimensioni del viso, delle orecchie, del naso, come mostra questo filmato di propaganda. L'ossessione per la perfezione del corpo si fonde con quella per la purezza della razza. Secondo i nazisti, però, la salute della comunità nazionale non è minacciata solo da quei soggetti lontani dal modello ariano: ebrei, zingari, disabili, malati fisici e mentali. Insieme a loro, un altro nemico invisibile e micidiale fa sempre più vittime in Germania e nel mondo. Krebs, cancro, un'altra tra le grandi ossessioni del Führer e della medicina del Reich. Hitler ha negli occhi il ricordo della madre morta per un carcinoma alla mammella tra atroci sofferenze. Vuole estirpare il male del secolo dalla Germania. Assieme agli ebrei, il cancro rappresenta per lui una minaccia alla realizzazione di una razza forte e pura. Diagnosi precoce e prevenzione sono le parole d'ordine. Quest'annuncio recita: il cancro si può curare se diagnosticato precocemente. Quest'altro: controllate il vostro corpo quanto il motore della vostra automobile. Nel Terzo Reich viene realizzata perfino la prima campagna al mondo per individuare il tumore al seno con l'autopalpazione.
Questo filmato spiega alle donne come fare. I medici tedeschi già sanno che solo una parte dei tumori possono classificarsi come ereditari. Molti sono causati da agenti esterni presenti nell'ambiente e quindi si possono prevenire. Si ricercano e studiano affannosamente gli agenti cancerogeni. L'amianto presente nelle fabbriche, negli edifici, ma anche i pesticidi, i coloranti e gli additivi alimentari. Sotto accusa il cosiddetto giallo burro, a base di catrame minerale che conferisce un colore dorato, e il solfato di rame che accentua il colore verde delle verdure. Queste sostanze vengono bandite dal Reich. Rispetto al cibo, il Führer è un fulgido esempio di continenza. Mangia poco e mangia bene. Eccolo in rarissime immagini. Ed ecco, in altre immagini inedite, le cuoche del Berghof al lavoro. Preparare da mangiare per Hitler produce sempre molta agitazione in cucina. È intollerante e terribilmente schizzinoso. Agli ospiti della sua casa alpina offre una frugale Hausmannskost, la cucina casalinga tedesca. Chiede al suo maggiordomo di servire a tutti pietanze simili alle sue. Adora le zuppe di legumi, mangia grandi quantità di frutta e verdure. Ama i cibi crudi. Del pane Hitler mangia solo la mollica, mai la crosta. È convinto che faccia male. E non mangia mai pane bianco. È un'invenzione della rivoluzione francese, dice. Allora la propaganda nazista lancia la cosiddetta battaglia per il pane di segale e viene imposto per legge a tutti i forni di produrre pane integrale. Tuttavia, in privato, il profeta dell'uomo nuovo ha un tremendo debole. Per i dolci austriaci ricchi di burro, crema e soprattutto cioccolato e panna. Li mangia di soppiatto, come un bambino goloso, insieme a grandi quantità di caramelle e cioccolatini. Tutto ciò, mentre le austere disposizioni della propaganda scoraggiano il consumo di dolci e cibi esotici. Sappiamo che il tedesco serio e lavoratore non ha bisogno di panna montata e banane, recita un opuscolo nazista. Non è tempo per i ghiottoni e gli isterici che devono avere ogni giorno una nuova leccornia. I soli prodotti di origine animale che Hitler mangia sono latte, burro e fiocchi di formaggio freschi. Perché il Führer, nel paese che allora come oggi ha nel Würstel una delle glorie della cucina nazionale, è vegetariano. Hitler ha smesso di mangiare carne nel 1931. È successo dopo il suicidio della nipote Geli Raubal, con cui il Führer aveva avuto una relazione sessuale. Geli è morta e lo zio amante non riesce più a masticare nulla che contenga sangue. Che sia o no un modo per elaborare il lutto per la perdita della nipote, in ogni caso il Führer è convinto che mangiare carne sia da selvaggi. La propaganda racconta che non sopporta l'idea che gli animali vengano uccisi per nutrire l'uomo. Hitler chiama tè di cadavere, il brodo di carne, e in un discorso dichiara, quasi come un programma politico, «Ho fiducia nella possibilità che tutte le nazioni possano rinunciare a nutrirsi di animali ammazzati». Unico saltuario strappo alla regola che Hitler si concede è il suo piatto austriaco preferito, un ricordo dell'infanzia, il Leberknödel. Gnocchi in brodo a base di pane e fegato di manzo, ma solo se è il fotografo Hoffmann a prepararle. Hitler confesserà al ministro della propaganda Goebbels nel 1942: «Attenderò la fine della guerra per ordinare ai tedeschi di non mangiare più carne».
Il nazismo non avrebbe trionfato in Germania se avessi insistito a vietare totalmente il consumo di carne. In effetti, certe abitudini sono dure a morire. Tutta la famiglia è riunita intorno all'oca. I filmini amatoriali girati da quegli stessi bravi nazisti che inneggiano al Führer mostrano come su alcuni punti le martellanti campagne della propaganda siano destinate a fare poca presa sulla popolazione. Troppo difficile rinunciare ai sapidi arrosti domenicali. Dice Hitler verso la metà degli anni 30, quasi a tracciare un provvisorio bilancio del cammino verso l'uomo nuovo. Venite a vedere voi stessi se sotto la guida del Partito Nazionalsocialista l'uomo è migliore o peggiore. Non misurate solo l'aumentato numero delle nascite, ma prima di tutto l'aspetto dei nostri ragazzi. Come sono belli i nostri bambini e le nostre bambine. Come sono luminosi i loro occhi. Com'è vigoroso il loro portamento. Che meraviglia i corpi di centinaia di migliaia di giovani cresciuti sotto le nostre cure. È veramente la rinascita di una nazione, secondo un'educazione consapevole verso un nuovo essere umano. Presto Hitler scatenerà una guerra d'espansione in tutta Europa e le necessità pressanti del periodo bellico comprometteranno l'ottimismo dei primi anni. I soldati mangeranno carne in scatola, riceveranno sigarette, verranno curati con farmaci potenti e spesso tossici. Soprattutto verranno feriti, mutilati e moriranno a milioni i giovani della grande Germania, cresciuti, nutriti e addestrati per essere i più forti e per vincere. Ma prima che il sipario si apra sugli scenari di guerra, in tutto questo parlare di perfezione, vigore, salute, armonia e bellezza, è appena il caso di segnalare qualche incongruenza. L'élite nazista, nel suo complesso, è un condensato di tutto ciò che l'uomo nuovo del Reich millenario non deve essere. Goebbels, il grande regista della propaganda nazista, non arriva al 1,53 m, pesa 45 kg, ha la gobba e zoppica. Göring, il capo dell'aviazione, è morfinomane, obeso e, si mormora, anche impotente. Arriverà a pesare intorno ai 120 kg. Nemmeno Baldur von Schirach, il capo della gioventù hitleriana, è un tipo atletico. Colui che dovrebbe forgiare le nuove generazioni nello spirito, ma soprattutto nel corpo, è piuttosto grassottello. Anche Rudolf Hess, segretario del Führer, capo dell'ufficio politico del partito nazista, è lontano dal prototipo del biondo e glabro Siegfriedo. Al vertice della piramide, lui, l'irraggiungibile, il profeta, il padre della nuova Germania. Ma com'è il suo corpo veramente? Com'è, lontano dalla propaganda, quel corpo che folle adoranti vogliono vedere, toccare, imitare? Del Partito Nazionalsocialista sull'incrociatore Scharnhorst, una nave da guerra. E la guerra che si sta preparando sarà il nuovo teatro delle pubbliche apparizioni di Hitler. Questo è un prezioso filmato inedito del 1937. Sono immagini girate dalla moglie di Rudolf Hess, Ilse Prohl, durante un viaggio verso l'isola di Helgoland. Proprio nello stesso anno in cui una direttiva del Ministero della Propaganda ordina di non prestare più attenzione alla persona o alle abitudini di Hitler. Forse il Führer è stanco di essere scrutato pubblicamente.
preferisce scattare lui qualche foto ai gabbiani. Preferisce sonnecchiare liberamente su un sdraio, senza nascondere il fastidio provocato dal sole e dal vento. Nei filmati ufficiali, Hitler che dorme, certo non si è mai visto. Forse il Führer incomincia a non avere più le forze per sostenere i suoi grandiosi progetti. Quest'uomo, che non è biondo ma bruno, dagli occhi non perfettamente azzurri. Quest'uomo di statura media, dal corpo poco tonico, ha fatto dimenticare al suo popolo di essere l'esatto opposto di quella nuova razza germanica che va predicando. Quest'uomo, che ordina alle sue guardie e al suo popolo di praticare l'educazione fisica, non nuota, non fa ginnastica. Nessuno lo ha mai visto neanche guidare un'automobile. L'unico esercizio che fa è l'uso di estensori per rinforzare il braccio destro. Deve allenarlo a rimanere teso nel saluto romano durante le interminabili parate. Quest'uomo, che dalla metà degli anni 30 militarizza l'intera Germania e comincia a pianificare una guerra per la conquista dello spazio vitale, quest'uomo, da ragazzo, è stato riformato. Una commissione di medici militari lo aveva giudicato inutile per incarichi pesanti, troppo debole, inadatto alle armi. Il futuro Führer del Reich si sarebbe comunque arruolato volontario, come soldato semplice, nell'esercito bavarese allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Eccolo, quasi irriconoscibile, dietro un paio di baffi molto folti. Nel 1914 Hitler non è ancora Hitler senza i suoi baffetti. Quei baffi che assumono proprio durante la Prima Guerra Mondiale la loro forma definitiva. Tecnicamente a spazzolino, in molti li imiteranno. Interi plotoni dell'esercito del Reich esibiranno con orgoglio la sottile striscetta irsuta sotto il naso. Ai primi del secolo questi baffetti avevano iniziato a sostituire tra gli operai il ridondante mustacchio prussiano. Sono anche i baffi di Charlie Chaplin. Hitler conosce il film di Charlot, ma non è dato sapere se si sia ispirato a lui. Forse, all'origine del particolare taglio, c'era stata semplicemente una necessità. Un ex commilitone di Hitler racconterà, molti anni dopo, che il futuro dittatore del Reich aveva ricevuto l'ordine, come gli altri soldati, di tagliare i propri baffi per poter indossare agilmente un gas. Ossessionato dall'igiene personale e diligente com'era, Hitler aveva forse esagerato con il rasoio. La maschera, comunque, non sarebbe servita a Hitler a evitare un'intossicazione da iprite, un gas fortemente ustionante, che causa congiuntivite, forti bruciori e blefarospasmo, una contrazione involontaria della palpebra. I miei occhi si erano trasformati in carboni ardenti, racconterà Hitler in seguito, e aggiungerà, esagerando, che l'avvelenamento lo aveva reso temporaneamente cieco e che durante quella cecità aveva avuto una visione. Aveva capito di essere un predestinato, colui che avrebbe condotto la Germania verso un futuro di gloria.
Finita la Grande Guerra, Hitler aveva seguito la sua visione e aveva iniziato a costruire il suo mito. A poco, aveva conquistato le piazze, sedotto le folle. Nel periodo dell'ascesa al potere, il suo corpo era diventato una macchina per creare consenso. Questi scatti dei primi anni venti, tratti dall'archivio Hoffman, il fedele e onnipresente fotografo personale di Hitler, sono tra le inquadrature più note del futuro Führer. Così siamo abituati a vederlo. Gli occhi intensi, le mani contratte. Hitler è un oratore che parla con veemenza. Ma queste foto sono tagliate. Abbiamo trovato gli stessi scatti nelle loro dimensioni originali. Siamo nello studio di Hoffman. Vediamo chiaramente il set preparato per l'occasione. Le luci, il telo nero, i segni bianchi del gessetto, le geometrie delle mattonelle del pavimento, lo specchio per studiare i movimenti. Non c'è nessuno che ascolta. Hitler fa semplicemente finta e lo fa benissimo. Fino alla metà degli anni 30, Hitler appare nei cinegiornali ancora in buone condizioni fisiche. Lontano dalle cineprese, ha solo qualche raffreddore, persistenti mal di pancia e molte carie. I tedeschi non sanno che il loro Führer, a causa dei dolci che mangia, ha una dentatura in pessimo stato e un alito terribile. Così almeno dichiareranno all'unisono le sue segretarie ai soldati americani dopo la fine della guerra. Hitler ha quasi tutti i denti bucati e con il tempo il professor Hugo Blask, il suo dentista, praticherà numerosi interventi. Un totale di 3 punti d'oro distribuiti sia sull'arcata superiore che in quella inferiore. In tutto manterrà solo 4 incisivi completamente naturali. Alla fine dei suoi giorni, il Führer della Grande Germania avrà in bocca più metallo che osso. Hitler, all'inizio, ha solo piccoli malesseri. La propaganda mostra un leader sereno e il Führer spesso, dietro le quinte, ingerisce grandi quantità di pasticche per digerire e pillole contro la flatulenza intestinale. Nel 1935 arrivano però i primi problemi seri di salute. La gente pensa che Hitler sia in eccellente stato fisico, ma i suoi assistenti allestiscono nei locali della cancelleria in gran segreto, tra saloni, arazzi e colonne, una camera operatoria. Tutto ha inizio con una crescente raucedine che affligge il Führer e che comincia a essere notata anche nei discorsi alla radio. L'otorino di fiducia, il professor Karl von Eichen, diagnostica un piccolo tumore alle corde vocali. Bisogna operare. Un intervento non particolarmente rischioso. Hitler, però, la prende male. Teme di avere un carcinoma alla laringe. Ha paura di morire di cancro come sua madre. Si vede già nella bara. Se muore, non potrà portare a termine i grandiosi progetti per la Germania. Se sopravvive, può rimanere afono, una tragedia per il grande oratore. Per fortuna per lui, era solo un papilloma di 1 millimetro, un piccolo tumore benigno. Il Führer può proseguire la sua missione. All'epoca dell'intervento, Hitler ha un medico personale, Karl Brandt. È un giovane e modesto chirurgo dell'SS,
di bell'aspetto, alto e atletico. Lo vediamo in questi brevi frammenti trovati tra i filmini di Eva Braun. Brandt segue il Führer in tutti i suoi spostamenti. Hitler ha 47 anni, ha i suoi grandiosi progetti da realizzare e nel 1936 fa la prima mossa. La Wehrmacht a marzo marcia sulla Renania, la regione tedesca al confine con la Francia che era stata smilitarizzata in base al Trattato di Versailles. Il Führer sa che sta scommettendo sul suo futuro. Prepara nuovi scenari geopolitici all'insegna della svastica. Euforia, adrenalina, ma anche il primo cerchio di una spirale d'ansia. Hitler soffre di un fastidioso ronzio alle orecchie che non gli dà tregua. Improvvisi crampi allo stomaco gli impediscono di lavorare il giorno e dormire la notte. Il Führer mangia nervosamente, di fretta. Il cattivo stato della dentatura non aiuta. La masticazione è un disastro. Poi, mentre mangia, racconteranno molti testimoni, parla del futuro della Germania e del futuro assetto del mondo. Ingoia aria e l'aria gli provoca meteorismo e flatulenza intestinale. Da mesi, inoltre, il Führer è tormentato anche da un fastidiosissimo eczema ai polpacci. Un prurito incessante che lo obbliga a vivere con la gamba fasciata e a non poter indossare gli stivali. A nulla valgono le cure di Karl Brandt. Il Führer zoppica, è deperito, pallido, si nutre solo di tè e biscotti. Ha bisogno di trovare un nuovo dottore. Ed ecco che in questo momento cruciale fa il suo ingresso sulla scena l'uomo che passerà alla storia come il medico di Hitler. Il suo nome è Theodor Gilbert Morell. Gli amici lo chiamano Theo. È sposato con Johanna Möller, un'attrice ricca e famosa. Presto diventeranno assidui frequentatori del Berghof. Qui la vediamo con l'amante di Hitler, Eva Braun. Queste sono preziose sequenze inedite che abbiamo ritrovato proprio tra i suoi filmini. Morell non ha la tessera del partito nazista, non è un autorevole accademico, non indossa la divisa, o meglio, ne indossa alcune che si disegna da solo, ispirate a quelle di Göring. Morell è un professionista alla moda, tra i suoi pazienti anche uomini d'affari e attori famosi. È un medico generico che si spaccia per specialista in malattie dell'apparato urinario e genitale maschile. Il pingue Morell, descritto da molti come un uomo insulso, sporco, puzzolente, schiavo del bere e del mangiare, avido e borioso, immortalato in ingloriose pose dall'amico Hoffman. Morell ha trattato un'infezione venerea proprio a Hoffman ed è il fotografo a presentarlo al Führer. Morell cattura il leader della Germania con il suo approccio medico. È un seguace della medicina olistica. Per lui è importante considerare l'organismo nel suo insieme. Corpo e mente sono un tutt'uno. Rivela a Hitler di usare con molti pazienti una terapia universale a base di mutaflor, un integratore dietetico che si pensava agisse sugli scompensi della flora batterica intestinale, rafforzando in questo modo l'intero organismo. Morell parla di terapie in cui batteri tossici e dannosi vengono soppiantati nell'intestino da nuovi batteri, sani e puri, che rafforzano tutto il corpo. Questo racconto fa presa sulla mente ipocondriaca del Führer,
che vi scorge anche il riflesso e la conferma delle sue teorie sociali. L'ineluttabile vittoria del più forte e sano contro il più debole. Hitler decide di mettere la sua salute nelle mani di questo medico. E la prima cosa che Morel fa è analizzare le sue feci. Il Mutaflor sembra funzionare. Quando dopo un anno l'eczema scompare e Hitler si ristabilisce, la sua riconoscenza nei confronti di Morel è immensa. Sebbene Brandt e gli altri specialisti siano convinti che sia solo un avido ciarlatano, Morel è nominato medico personale di Hitler e accolto nella stretta cerchia dei fedelissimi. Per 9 anni sarà pressoché l'unico essere umano a poter toccare il corpo del Führer della Germania in qualsiasi momento. Un potere enorme, una grande responsabilità. Pieno d'invidia, Karl Brandt smetterà di essere il dottore personale di Hitler, ma diventerà un potente e zelante esecutore delle sue volontà più crudeli. A partire dalla fine del 1938 sarà il principale responsabile dell'Axion T4, il programma eutanasia. Più di 70.000 tra uomini, donne e bambini con ritardi, deficit psichici o malformazioni fisiche, considerati una minaccia genetica per la razza tedesca, verranno uccisi. Un'uccisione pietosa, secondo Hitler, di vite non meritevoli di essere vissute. La Germania, intanto, si avvia a passi da gigante verso la guerra. Il Führer è ansioso di proiettare il Reich oltre i confini, alla ricerca dello spazio vitale verso est. Il 1 settembre 1939 l'esercito tedesco invade la Polonia. Alla Wehrmacht basteranno 3 settimane per travolgere il paese confinante e poco più di 2 mesi l'anno seguente per conquistare Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Francia. Theo Morel è sempre al fianco di Hitler. Lo segue anche al fronte e ogni tanto spedisce qualche campione di sangue o di feci del Führer in laboratorio. Nelle lettere di accompagnamento dice che il suo paziente è un alto dirigente del Ministero degli Esteri che vuol rimanere nell'anonimato e che quindi verrà indicato come il paziente A. A come Adolf.